Ore 21, buonasera dallo studio centrale di TV6, un nuovo numero di replay all'indomani della prima vittoria di questo nuovo campionato per il Pescara di Pillon, che ha superato il Livorno con il risultato di 2-1. 4 punti dunque conquistati nelle prime due giornate di campionato, campionato che si fermerà sabato per la sosta delle nazionali, quindi ne approfittiamo questa sera per valutare le prime impressioni sul nuovo Pescara, che ieri ha fatto l'esordio all'Adriatico nel contesto di una giornata caratterizzata dalla pioggia, dal maltempo qualche ora prima. Poi nei 90 minuti, grossa sofferenza, il Pescara è riuscito a vincere e quindi tutti felici e contenti, ma analizziamo i vari aspetti di questi 90 minuti. Li analizziamo con i seguenti ospiti. Antonio De Leonardis, buonasera Totò, ben rivisto. Ho il piacere di avere in studio il presidente della Delfino Pescara Calcio Femminile, Andrea Cicconi. Buonasera Andrea. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. Al tuo fianco abbiamo Francesco Di Francesco. Buonasera, buonasera Francesco. A tutti, salve. Poi ritrovo per la prima volta in questa stagione il dottor Edoardo De Blasio. Buonasera Edoardo. Buonasera a tutti. E al suo fianco c'è Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Buonasera a te, grazie. Rivedremo dunque le fasi salienti di questa partita, i vari episodi, 3 rigori decretati dall'arbitro, il Livorno lo ha fallito, invece il Pescara li ha realizzati entrambi con Andrea Cocco, il bomber che firma la sua prima doppietta in maglia bianco-azzurra, il terzo gol con questa casacca, il terzo sul rigore e il terzo consecutivo al Livorno. Evidentemente una squadra che porta fortuna a questo Cocco fresco del mese di settembre. Allora, Francesco, beh, non era difficile questa sera perché giocavamo sul Cocco bello, sulle due noci di cocco. Alla fine abbiamo preferito a settembre c'è ancora il cocco fresco. Giocatore che a te è sempre piaciuto. Sì, io ho sempre fiducia nei giocatori che almeno una volta nella carriera, magari anche di più, riescono a dimostrare il loro valore. Insomma, Cocco quando è stato preso dal Pescara veniva da una stagione fantastica, poi è ovvio che si disquisisce, la squadra deve giocare per l'attaccante e tutto il resto. Io credo che questo potrebbe essere l'anno buono perché torni a realizzare un numero di gol per andare in, come si suol dire, in doppia cifra. Ieri per esempio nel secondo tempo mi è piaciuto molto di più che nel primo, ma questo poi ne parliamo dopo. Tutto il Pescara mi è piaciuto ovviamente molto di più nel secondo tempo che nel primo. Nel primo è stata quasi una non partita tra le due squadre. Antonio, tu come leggi invece i 90 minuti di ieri? Grossa sofferenza nel finale con il Livorno che ha presentato tutte le armi offensive, lì la squadra si è abbassata, ha rischiato. Ricordiamo che tra i pali c'è stato l'esordio stagionale del giovane Castrati per un infortunio all'ultimo momento di Fiorillo. Insomma, una partita che si presentava insidiosa sulla carta, in effetti lo è stata, poi in Serie B saranno un po' tutte così. Sì, no, è stata una partita di grande agonismo, di grande sofferenza, perché in effetti la partita del Pescara di fronte a una squadra a mio avviso molto ben organizzata, veloce, capace di ripartenze anche efficaci, e in più poi nel finale ci ha aggiunto questo diamante che credo che, insomma, in particolare in Serie B, sia un giocatore che possa fare ancora la differenza contro qualsiasi squadra. Di sofferenza soprattutto il Pescara, questa partita ha rischiato addirittura di perderla nel primo tempo, visto che loro hanno sbagliato un calcio di rigore, tra l'altro con Giannetti, che è uno dei giocatori più importanti che ha il Livorno. E poi ha avuto la capacità di ribaltarla ancora con i rigori, e nel finale è stata una grandissima sofferenza. È vero che sul 2-0, soprattutto dopo... Questa è stata l'unica occasione nel primo tempo, esatto, con Melegoni, che è stato anche tra i migliori Melegoni. Solo questa, mentre invece soprattutto nei primi minuti Livorno è andato vicinissimo al gol perché aveva maggiore capacità
di offendere. Cioè, chiaro, il rigore, come stiamo vedendo, non dopo c'era. Li valuteremo, esatto, al ralenti, sì, sì, tre episodi, sì, da rigore. Questo finale, tra l'altro, rispetto all'altra partita, quella di Cremona, che ci aveva regalato il miglior Pescara proprio nel finale, cioè una partita di grande agonismo, di grande temperamento, in cui il Pescara è riuscito meritatamente a riprendere la partita, questa volta invece nel finale ha rischiato di perderla, perché veramente sono stati gli ultimi 10 minuti, quarto d'ora, di grandissima sofferenza, una traversa, una parata, un salvataggio di Campagnaro sulla linea, insomma è stata veramente la partita in quel momento. Quindi saluto queste due facce, questo Pescara che abbiamo visto finora, l'abbiamo visto a Cremona, capace di prendere in mano la partita nel momento che stava perdendo, questa volta addirittura rischiata di perdere quando la partita ce l'aveva in mano, insomma, quindi sai, è l'inizio di stagione, credo che ci possa stare. Certo, sì. La regia ci continua a proporre le immagini salienti di questa gara, ripeto, più tardi analizzeremo soprattutto gli episodi da rigore. Andrea Cicconi, poi più tardi parleremo della sua nuova esperienza che sta per iniziare con il settore femminile, però ovviamente segue anche la squadra dei maschietti. Certo. E quindi Pescara Livorno come l'ha letta? Adesso io parlare dopo il maestro De Leonardis ripeterei le stesse cose. Ovviamente anch'io ero allo stadio, appunto presente con la squadra femminile, e ho visto un primo tempo di grande sofferenza. Di grande sofferenza, ed un secondo sicuramente più brillante. Ho notato anche che alcuni giocatori, forse sarà l'inizio della condizione, non so, erano particolarmente, se non distratti, ma insomma ancora non proprio in forma, sì, se vogliamo anche l'episodio del calcio di rigore. Il primo calcio di rigore è stato, insomma, se non sbaglio, una disattenzione abbastanza banale di Balzano, però la reazione è stata una cosa molto importante. Edoardo, di questa squadra ti piace il fatto che sia una squadra ordinata, organizzata? Poi lasciamo perdere i momenti in cui devi soffrire, in linea generale mi riferisco. Guarda, hai questa impressione? Sì, io sono rimasto molto soddisfatto ieri della partita, nonostante tutti i limiti che abbiamo detto finora, perché la squadra ha dimostrato comunque di avere una identità, di avere le idee chiare su come stare in campo, e una grande unità di intenti fra i giocatori. Si sono aiutati molto, hanno lottato col coltello fra i denti, hanno avuto un pizzico di fortuna, tanta fortuna ieri, che non guasta. Tutti gli episodi cruciali hanno girato a favore del Pescara. La partita poteva anche finire in parità e avrei detto le stesse cose, quindi non vorrei che ci facessimo influenzare troppo dal fatto che abbiamo vinto, perché poteva finire anche 2-2, Livorno non avrebbe rubato nulla. Però il Pescara, considerando da dove veniamo, ha dimostrato di essere una squadra che ha delle ottime potenzialità, perché ha un gioco, ha un centrocampo ben delineato, ha un assetto tattico chiaro e ha una grande, ripeto, una grande unità di intenti. Mi è sembrata una squadra molto compatta, molto coesa dal punto di vista morale, e questo fa tanto. Ho visto Capone, per esempio, entrare ieri, e mi ha stupito, perché Capone lo scorso anno sembrava indolente, che non gliene importasse nulla del campionato. Cioè, ieri è entrato e ha giocato veramente bene. Ma ho visto questi ragazzi molto in gamba, come Antonucci, come Melegoni, come lo stesso Capone, e con giusta dose di esperienza portata da Memusciai, da Campagnaro, da Brugman. Quindi è un ottimo mix. È chiaro, certo, che la squadra deve crescere molto. Ieri le condizioni del campo erano anche molto brutte, quindi non era nemmeno facile giocare bene. L'avversario era tosto, perché il Livorno è una squadra che si difende molto bene, molto molto bene. Lainelli ha una grande esperienza, un regista difensivo fantastico. Quindi era una partita molto difficile. Però se ripenso a come stavo lo scorso anno di questi tempi, quando vedevo Zeman smantellare una squadra forte, dire che Memusciai non serviva, che Brugman era una punta, e cioè adesso invece vedere un allenatore che ha le idee chiare, che punta sui giocatori giusti, messi al ruolo giusto, questa cosa mi dà molta speranza per il futuro. Intanto in questa scenografia creata dal gruppo Mucciante c'è Pillon alle spalle di Riccardo Klinko. Ecco, proprio in riferimento a Pillon, è già una squadra che ha l'impronta del suo allenatore? Sì,
Assolutamente sì, infatti credo che questa sia proprio la vittoria di Pillon, perché la squadra è veramente, come ha detto il dottor Di Blasio, è veramente insieme, sono coesi, giocano bene, si aiutano, soffrono insieme e abbiamo visto una squadra ordinata. Poi, ripeto, al di là degli episodi, gli episodi a volte vanno a favore, a volte vanno a sfavore. Ma non, io parlo come caratteristiche. Come caratteristiche a me è piaciuta molto e tra l'altro ti dirò, mi è piaciuto molto proprio l'aiuto che il centrocampo ha dato nei momenti di difficoltà alla difesa. Si sono messi dietro a difendere nei minuti finali tutti insieme. Ho visto fare il movimento di Cocco, al di là di due gol, ne sono felicissimo per questo ragazzo perché quindi se li merita. Sei d'accordo con Francesco su Cocco? Sì, se li merita perché è un ragazzo serio, un ragazzo che ha sofferto tanto, gli infortuni, quest'anno è il primo anno che ha fatto una buona preparazione e veramente sono contento, al di là della squadra, anche per lui a livello personale, perché è una persona molto seria ed è un professionista veramente serio. E ti volevo aggiungere che al di là dei reparti mi è piaciuto proprio il discorso della forma che ha questa squadra, che ha un'identità, cosa che non ne siamo abituati a vedere. Francesco non era molto d'accordo. Sono d'accordo su tutto, però se mi permettete, se il però conta. Appunto, se vogliamo essere corretti, perché la partita è finita così, perché se no, ripeto, va benissimo tutto quello che è stato detto, anche perché è tutto vero, visto da tutti. Però gli ultimi 15-20 minuti siamo arretrati troppo. Adesso è andata bene, ma Pillon che si alza dalla panchina e dice venite avanti, dopo che in parte è stato costretto a mettere un altro difensore, perché quelli praticamente giocavano con quattro punte centrali. Però capito, c'è stata, se vogliamo, una rinuncia eccessiva o magari anche una mancanza di forza, e qui sta la mia correttezza, perché dall'altra parte c'era una squadra che stava facendo di tutto per non perdere. Però forse credo che non sia il caso di esaltare gli ultimi 15 minuti, siamo stati bravi a soffrire, a tenere il campo. Ma poi perché è andato bene, perché se poi va male, come ricordava Totò, si è sofferto forse un pochettino troppo, adesso i discorsi sarebbero stati diversi, quindi i discorsi devono essere, secondo me, nel giudizio generale gli stessi, comunque vada il risultato, perché tu devi vedere prima la prestazione. Il risultato resta il dato più importante, perché quello che ti porta i tre punti, e poi se ci arrivi giocando bene o male sono discorsi diversi. Ecco, quindi questa sofferenza di chi è figlia secondo voi, Antonio? Ma guarda, la sofferenza, a mio avviso, io in linea di massima l'idea che ho è questa, cioè questa è una squadra che attualmente fa molta fatica a produrre gioco offensivo, nel senso che se bisognava vedere Cocco sì, ha fatto i due rigori, però insomma è difficile liberarlo in mezzo all'area, perché questo era già successo pure a Cremona, perché manca delle soluzioni offensive, secondo me anche le mezze ali. Chi ha mascherato un po' è stato questo ragazzino Menegoni, che è stato quello che si proponeva. Gli inserimenti da centrocampo sono stati soprattutto di questo ragazzo. Poi ci ha provato Memushai, ma era più che altro, era quasi una necessità, nel senso che la squadra faceva poco movimento, e per cui se non negli ultimi 30 metri esattamente. E io credo insomma che in questo momento la squadra, a mio avviso, abbia dei problemi. Già l'ho detto l'altra volta e lo ripeto, in fase offensiva non mi convince molto, cioè sia il tridente che la capacità della squadra di sostenere. Probabilmente come crescerà Brugman le cose miglioreranno parecchio, perché in questo momento Brugman sicuramente non è il giocatore della passata stagione. Però che ti devo dire, Mancuso esterno è quasi inutile. Ieri credo che sia riuscito a fare un tiro in porta in un contropiede quando già il Pescara stava vincendo 2-0. Dall'altra parte, però non pensi proprio che Pillon stia provando le varie soluzioni offensive? No, finora guarda, parte delle soluzioni, la giornata ci può stare, capire. No, io quello che dico io è che in effetti lui ha puntato su questo questo modulo, con questi esterni che dovrebbero, questo tridente, questo 4-3, che però se noi andiamo a vedere, come è già successo pure a Cremona, chi spinge, l'unico che spinge sulle fasce è Balzano. Poi ci ha provato questa volta pure Del Grosso, sbagliando magari molto.
forti, grosse, però non è una squadra che ha, a mio avviso, deve migliorare soprattutto la fase offensiva. Io non vedo Mancuso esterno, dico la verità, lo vedrei molto meglio, già l'ho detto l'altra volta, come punta centrale, magari accanto a Cocco, accanto a Monachello. Ho visto molto bene Capone, che può essere una soluzione anche come trequartista. Quindi cioè la squadra, amplieremo questo discorso. No, appunto, io direi l'unica cosa che magari, se si riuscisse intanto, io non so il lavoro che sta facendo Pillon, però avere un piano B, diciamo, un modulo diverso per affrontare. Sì. Io penso di sì, cioè, penso di sì. Per quello, tutti, anche perché credo che la squadra, già l'anno scorso soltanto L'ha dimostrata, anche cambiando la partita in corso. Per cui io credo che in questo momento, però, la carenza del Pescara è soprattutto in fase offensiva. Beh, andiamo a sentire proprio Pillon al termine della partita, poi sentiremo anche Luca Relli e Andrea Cocco. Iniziamo da Pillon al microfono di Paolo Renzetti. Possiamo dire che quella di questa sera è stata la vittoria della sofferenza, perché la squadra nei momenti difficili della gara ha saputo soffrire e portare a casa un successo meritato, ma anche allo stesso tempo sofferto. Sì, molto sofferto, soprattutto dopo il 2-0. Abbiamo sbagliato, ci siamo abbassati, invece di continuare a pressare gli alti come abbiamo fatto in quei 70 minuti, dove poi abbiamo fatto le due occasioni, i due gol, dove poi abbiamo creato anche da fare il 3-0, non l'abbiamo fatto, e poi, come spesso succede, prendi il 2-1 e vai un po' in ansia, anche perché è entrato Diamanti, che è un giocatore che in questa categoria non c'entra nulla, perché c'ha un piede che mette la palla dove vuole, e siamo andati un po' in difficoltà. Ha cambiato diversi giocatori rispetto alla gara di Cremona, è questo un organico all'altezza per la Serie B? Io ho detto sempre che sono molto contento dei giocatori che ho a disposizione. Giocheranno tutti, questo è poco ma sicuro, chi prima, chi dopo, chi è più in condizione in questo momento. Perciò è una gara fra di loro aperta, nel senso che quando facciamo gli allenamenti sanno che si conquista il posto lavorando duro. Perciò questo è molto, molto importante per tutti, e credo che sia questo che ci farà fare il salto di qualità. Allora, abbiamo sentito Pillon, intanto in ritardo e chiedo scusa, vado a presentare Andrea Costantini in regia. Non essendoci posticipi, Andrea, questa sera ti ho lasciato un po' tranquillo. Buonasera anche a te, buonasera. Ciao Enrico, buonasera a tutti. Non ci sono posticipi di A o di B, però ci sono alcune notizie di mercato, perché nonostante il debutto ieri di Elan Castrati, il giovane portiere albanese che bene ha fatto nella gara con il Livorno, il Pescara sta per mettere sotto contratto un nuovo estremo difensore. Si tratta di Simone Farelli, classe 83. Ha giocato una stagione anche a Lanciano, recentemente è stato anche al Latina. Nelle prossime ore ci sarà la firma sul contratto. E poi era una notizia già dei giorni scorsi, ma da poche ore c'è l'ufficialità: Kevin Arthur Yamga è un nuovo giocatore dello Châteauroux, squadra della Serie B francese. È tornato al Chievo, c'era un prestito biennale che è stato risolto in anticipo, e via Chievo è andato nella seconda serie francese. Francese, a te. Grazie Andrea. Dunque Simone Farelli è pronto ad approdare a Pescara, ricoprirà il ruolo di terzo portiere perché Castrati è il vice di Fiorillo. Pillon dunque ha parlato anche della possibilità che hanno tutti i componenti della Rosa di rendersi partecipi di questo progetto, quindi, come diceva anche Totò qualche istante fa, sono le soluzioni, tante le soluzioni che ha a disposizione. Soddisfatto della Rosa in merito a questo settore offensivo, che lascia ancora, non diciamo delle carenze, qualche punto interrogativo. Qual è la vostra opinione, Edoardo? Cioè, è mancanza di rifornimenti dal centrocampo, oppure le posizioni da correggere? Due partite sono un po' poche per capire bene dove sono i problemi. È chiaro che Cocco non è un giocatore che fa molto movimento, e Cocco è un centravanti d'area di rigore che può difendere la palla quando viene il rinvio da dietro, che può andare di testa se dall'esterno arriva un bel cross, però non ti puoi aspettare che Cocco venga a dialogare
fuori area di rigore, faccia assist, cose di questo genere. Ricordiamo quindi, che molti lo davano per finito a Coco. No, quindi. Ma infatti io sono uno di quelli che francamente non ne potevo più di Coco, nel senso che pensavo veramente che fosse un giocatore che avesse perso ogni voglia di giocare. Invece ieri sono stato davvero contento di vedere che dopo il secondo gol, dopo il secondo rigore segnato anche con un pizzico di fortuna, veramente è come se fosse rinato nell'autostima, nel senso che il ragazzo era evidentemente ormai insicuro, depresso, era fermo e arrivava sempre secondo su tutti i palloni, su ogni cross stava sempre nascosto dietro l'avversario. Quando ha segnato il secondo gol si è messo ad aiutare la squadra, a difendere quel risultato, si vedeva che voleva portare in porto la vittoria con la sua firma, quindi questa è stata una cosa molto perché bella. Perché scuoti la testa, Riccardo? Perché scusa, non sono d'accordo. Vabbè, allora, lasciamo completare. Io fino al rigore sinceramente l'avevo visto come al solito, come in passato, un giocatore troppo statico, troppo poco efficace. Invece, ripeto, con la stessa sincerità sono rimasto colpito dalla sua voglia di vincere e di aiutare i compagni dopo il secondo gol. E questo mi ha fatto piacere. È chiaro però che bisogna vedere Monachello, bisogna vedere la miglior posizione per Mancuso, perché Mancuso è il giocatore di maggior qualità che noi abbiamo lì davanti. Se ha voglia di giocare ed è utilizzato bene, il gol che ha fatto a Cremona non è un gol banale. Cioè è un giocatore forte. Ieri per esempio è stato avulso dal gioco, ieri Mancuso non ci ha messo, come si dice, non ci ha messo una nota nella partita di ieri, non si è visto mai. E evidentemente quella posizione forse non è la sua posizione ideale. Pillon cioè, troppo soffocato secondo voi, ha caratteristiche diverse. Lui non è un'ala, lo è, sono molto anche di l'anno più. Scorso giocava lì. Però anche l'anno scorso non è che ha fatto i miracoli, ha fatto anche tante partite in cui era quasi non giudicabile. Invece quando gioca centravanti o seconda punta, indubbiamente Mancuso rende molto meglio, più vicino alla porta. Allora, bisognerà che Pillon trovi le soluzioni, perché non è che può scoprire troppo la squadra. Ieri abbiamo visto Balzano e Del Grosso. Sono due attaccanti, però in fase difensiva noi abbiamo preso il gol dalla parte di Balzano, il rigore per colpa di Balzano e abbiamo subito il quasi gol alla fine, il palo sul palo di Del Grosso. Allora, tra poco intanto sentiremo Coco. Riccardo, perché non era d'accordo su Coco? Perché ti aveva convinto a prescindere dalla doppietta? A me Coco ha convinto, perché io invece l'ho visto sacrificarsi molto, sia nella partita col Cittadella che nella partita dell'altro ieri. La Cremonese. Scusa, della Cremonese, della partita di ieri. È un ragazzo che quest'anno ha fatto la preparazione. È un ragazzo che comunque l'anno scorso, non sono d'accordo sul fatto che è stato qui in aria, si è sacrificato molte volte anche uscire, andare al centrocampo a recuperare la palla. Certo, sono d'accordo su quello che dici per quanto riguarda l'autostima. Sicuramente deve ritrovare, perché poi il carattere dell'attaccante deve essere proprio... L'attaccante vive di questo carattere un po' cattivo, perché deve essere quello che alla fine... Sai, poi sono... dipende anche da quanti palloni arrivano, sì, in area, però, di però lui, che veramente tanti lo davano finito, ha dimostrato di tenerci, di metterci quella grinta che a me onestamente di un giocatore così appassiona. Sono molto contento del doppio rigore e anche del fatto che ha voluto tirare il secondo rigore, che non è da tutti andare sul dischetto dopo che hai tirato il primo, perché poteva anche farlo fare un altro. Lo ha detto anche lui questo, sì. Lui, e vuol dire che è quel carattere che gli uscirà e che gli è uscito, mi fa ben sperare. Termino per dirti una cosa: per quanto riguarda il discorso di Mancuso, sono d'accordo con entrambi. Mancuso, però Mancuso è talmente, secondo me, bravo coi piedi, che se con Coco ritrovato in quella posizione può migliorare, pur d'accordo con Antonio che è meglio da centrale, ma o si cambia modulo o in questo modulo comunque Mancuso può giocare perché è dotato di buoni piedi. Ecco, intanto le foto che vedete sono ovviamente del gruppo Mucciante. Antonio, sì. No, una cosa buona, già l'ho detto l'altra volta. Se andate a vedere il gol che ha fatto Mancuso l'altro anno, l'ha fatto tutta la centrale. Allora, cioè, non è una stronzata questo, no, dire. Evidentemente se poi non tocca palla durante la partita, non è che lui è un ragazzo generoso, che ha qualità, che ha talento, se però non riesce a entrare in partita, evidentemente quel ruolo non gli sta stretto. Io sto dicendo solo questo, non è che sto dicendo solo Francesco discutendo. E Andrea Ciccone, dunque, è un rebus, no, un rebus. Può essere un dubbio, rebus, con tutto il rispetto per dubbio. Quello che hai detto fino adesso. Io, se permettete, mi fido di più
di Ivo Iaconi, mi fido di più di quello che ha detto Palladini, mi fido di più dell'intervista di Galtieri. Ma che significa? Stiamo parlando di quello che vuoi, ti sto dicendo che io non sono d'accordo. Esatto, ma dimmi la tua opinione. In Galtieri, in Palladini e in Ivo Iaconi, che hanno visto più volte giocare Mancuso sulla fascia, tagliare verso voglio il centro. Voglio sapere la tua idea, non quella di Palladini e Galtieri. Dimmi tu che ne pensi di quello che stiamo dicendo. Io preferisco che giochi. Io lo vedo meglio. È un'idea sulla tua, sì. Non perché te l'ha detto Palladini. No, perché me l'ha detto. Ma dai, si può parlare solo di quello che dici tu. Ma no, scusa un momento. Ti ho chiesto la tua opinione. La mia, te l'ho detto. Io ti sto dicendo, si sta parlando. Ognuno dice, no, siccome la settimana scorsa. Prego. Riflesso, parli di riflesso. Te l'ha detto Galtieri? Non è che me l'ha detto, chi è che parla di riflesso? Chi è che mi ha detto Galtieri? Quello hai detto, in un'intervista, se mi permetti, Galtieri e Palladini ne capiscono più di te. Ma che ne so, ma che me ne frega se ne capiscono di te? E allora, cosa? Facciamo dei mestieri diversi, capito? Siamo d'accordo. Non mi sono mai permesso di parlare. Ho dato la mia opinione da uno che capisce. Ti sto dicendo che la mia opinione è diversa. Perché te l'hai detto Galtieri? Ma no, perché me l'hai detto Galtieri? Non è che me l'ha detto Galtieri, non è corretto. A prescindere dal pensiero degli allenatori. No, alza la voce, ci rifessare stiamo parlando di calcio, stiamo parlando. E aggiungi con cattiveria, perché te l'ha detto Galtieri, noi con Galtieri no, tu l'hai detto, io mi fido di più di Galtieri, di Palladini. È logico, se tre allenatori dicono quelle che sono le caratteristiche, se io in può giocare lì a destra. Come sarebbe non giocare? Okay. Poi dipende da come anche gioca la squadra e da come viene servito. Okay. Perché l'anno scorso non è affatto vero che tutti i gol l'ha fatti la centravanti. Non è affatto vero che a San Benedetto, appena una categoria sotto, quindi non in terza categoria, lui partiva dalla destra, i tagli con la squadra che lo sapeva servire evidentemente, oppure a rientrare e andare a calciare di sinistra. E tante volte ha giocato anche a sinistra perché calcia con entrambi i piedi. Quindi, secondo Francesco Di Francesco, può giocare sei convinto? Non sono convinto. Per essere corretti, allora io ho dato una mia opinione su quello che ho visto io. E io poi posso dire, non è che c'ho la scienza infusa. Tu puoi avere benissimo un'altra opinione. Non c'è problema. Ti ho dato la mia opinione di quello che ho visto. Esatto. Io a San Benedetto non l'ho visto, ok? Sì, ti dico quello che ho visto. Vabbè, mi siete chiarissimi sotto questa dicendo per me, quindi dando la sentenza, gioca meglio da centravanti. No, è la mia opinione. La vuoi smettere? Ma che stai a dire? Okay, di che stai a parlare? Smettila, l'italiano è una lingua semplice, stai calmo. Allora Andrea, invece secondo non ho detto, non ho parlato di italiana. Che dobbiamo fare? Chiudiamo e continuate fuori voi due. Certo, invece io non devo rispondere. Andrea Cicconi. Cartellino rosso. Forza. Poi me ne vado. Su questo argomento. Sì, su Mancuso e su Cocco. Senza nessuna pretesa di competenze secondo particolari. Secondo me ci mancherebbe. Allora, io ricordo un po' Mancuso a San Benedetto. Correggetemi se sbaglio, ha fatto un sacco di gol, tanti gol. Sì. Fondamentalmente, personalmente lo vedo più come una punta centrale perché ha quelle capacità. Però una mia opinione. Esatto. Dico anche che i giocatori bravi in generale sono molto versatili, per cui se uno è bravo effettivamente può essere in grado di giocare in più posizioni. E concludo dicendo che l'allenatore avrà sicuramente pensato e valutato durante la settimana la posizione più ideale. Poi quando i giocatori mettono in difficoltà l'allenatore è sempre contento, il tecnico intelligente, esatto. In questo caso l'Epillon, quindi ha diverse soluzioni e le sfrutterà. Andiamo a sentire allora uno degli oggetti che ci hanno fatto discutere questa sera, Andrea Cocco. Sono contento per i gol, dai, perché...
perché è importante comunque sbloccarsi, per un attaccante è sempre importante fare gol, ma sono ancora più grande per i tre punti, perché abbiamo sofferto, questo sì è vero, si è battuto nel secondo tempo, ma siamo stati bravi a correre, a lottare e a portare a casa i tre punti, che non è la facile contro un buon Livorno. Un po' questa anche la tua rivincita, è vero che siamo alla seconda giornata, però tu qualche giorno fa, proprio ai nostri microfoni, durante la presentazione della squadra di Naiadi, avevi detto: quest'estate ho sentito tante cose che non mi sono piaciute. No, non mi sono piaciuto, ho sentito tante cose. Non bellissime però. No, di un giocatore in uscita, semplice, non mi sono piaciuto. Fa parte del mercato, fa parte del calcio, quindi io l'ho lavorato solo per stare bene fisicamente e guadagnarmi la fiducia del mister, quindi questo è il risultato di quello che ho seminato in questi due mesi. A dire la verità, Pillon da quest'estate punta su Cocco. E Pillon è uno che di calcio capisce, quindi sicuramente capisce mille volte più di me, e quindi avrà visto in allenamento che Cocco è un giocatore recuperabile, che può essere utile alla causa. Ma più ne siamo e meglio è, cioè il campionato è talmente lungo, talmente difficile, talmente faticoso. No, perché questa idea di Mancuso poi diminuiscono le chance per un certo Monachello che era arrivato per giocare. Si gioca, la partita ormai si gioca in 13, 14, non si gioca più in 11, quindi molto importanti sono i cambi, a mezz'ora dalla fine, a mezz'ora dalla fine, avere forze fresche che entrano, perché anche se non ricordo male, a Cremona Cocco è stato sostituito. Sì. Ed è entrato poi Mancuso. Chi è che è entrato al posto? Mancuso ha risolto la partita. Magari la prossima volta potrebbe accadere il contrario. Monachello è sicuramente un ottimo giocatore. Sulle fasce abbiamo diversi giocatori. Io non credo che il problema del Pescara, anche perché Pillone è un giocatore, è un allenatore che ama giocare in modo propositivo, giocare d'attacco, giocare con la difesa alta, io non credo che il Pescara avrà problemi a segnare. Sarà che è un po' una mia fissazione, la mia preoccupazione è che in ogni partita noi prendiamo gol, e ne prenderemo purtroppo tanti, perché abbiamo una difesa a 4 con due terzini che sono due ali. Sempre bravi quando attacchiamo, quando abbiamo la palla noi. Già con Ciofani però si è più coperto. Però Ciofani è lento, il gol che abbiamo preso a Cremona pesa tanto sulla fascia, lì non riusciva proprio a stare. Un giocatore esperto, un giocatore che sì, per carità, è più un terzino difensivo, terzino di copertura, che magari può tornare utile nel momento in cui devi difendere un risultato. Allora magari togli un terzino più d'attacco e puoi mettere un terzino più di difesa. Io credo che il Pescara debba stare un pochino più attento alla fase difensiva, perché poi Brugman, Melegoni, eccetera, non è che sia machine, sono, tranne Memusciai, che è un incontrista, Memusciai è un giocatore totale, un lusso per la Serie B, ma gli altri non è che siano molto portati al pressing, alla fase difensiva, e quindi insomma è una squadra che rischia di prendere gol tutte le partite. Quindi io starei un po' attento. Lucarelli a fine partita, secondo voi, ha rilasciato dichiarazioni equilibrate rispetto al Mandorlini, che è di tutt'altra pasta, no? Ma sì, ha detto pure alla fine in Pescara non ha rubato nulla, cioè. Quindi credo che sia stato onesto e corretto. Poteva pure dire che la partita, insomma, se diceva che la partita poteva pure pareggiare, non avrebbe detto una fesseria, insomma, perché in effetti è stata una partita in cui non ha preso scuse per gli assenti. No, assolutamente è stato molto corretto, e mi è piaciuto anche come ha messo giù. Andiamo a sentirlo e poi analizzeremo gli episodi da rigore per chiudere il capitolo su Pescara Livorno. Lucarelli. C'è da dire che sicuramente ai punti probabilmente avremmo meritato noi, però non si può parlare di vittoria meritata del Pescara, perché questo è uno sport dove anche la malizia, l'esperienza hanno il suo peso, e noi purtroppo negli episodi siamo stati un po' ingenui, perché abbiamo praticamente permesso nell'arco di tutti i 95 minuti al Pescara di giocare sulle nostre disgrazie, su passaggi sbagliati, in costruzione, con la squadra in uscita, insomma ci abbiamo messo tanto del nostro, seppur in una buona prestazione, anzi un'ottima prestazione considerando il valore dell'avversario, perché qui comunque Pescara farà sicuramente un campionato diverso rispetto al nostro. Il rammarico più grande è proprio quello, cioè di aver giocato a viso aperto, di aver fatto la partita, di aver creato tante occasioni e purtroppo di essere stati ingenui negli episodi dei calci di rigore.
Il Pescara viene considerato tra i vari allenatori tra le squadre più quotate della Serie B, ma questo sarà il prossimo argomento perché adesso analizziamo i tre episodi da rigore di ieri. Iniziamo dal 35esimo del primo tempo, l'intervento di Gravion sull'appoggio sbagliato di Balzano, Gravion interviene su Gonnelli. Vediamo se Di Francesco e De Leonardis sono d'accordo. Di Francesco, rigore o no? No. Fuori area? Mi sembra abbastanza evidente, l'attaccante del Livorno anticipa Gravion, ma il giocatore ancora fuori, Gravion. Quindi non è il rigore. Totò? È questione di centimetri, perché se poi mi dite che è sulla linea bianca, la linea bianca è, fa parte dell'area, quindi sarebbe rigore. Sono colpisce il piede. Guarda lì, sta ancora fuori dall'area. Poi entra. Totò. Sono perfettamente d'accordo con Di Francesco. Dopo gli do un bacio. Riccardo? Fuori area. Fuori area. Edoardo? Dalla prospettiva sembrerebbe fuori area, perché il giocatore del Livorno, invece che portarsi la palla verso la porta, la porta verso l'esterno, parallela all'area. Quindi l'arbitro è stato ingannato da questo, perché normalmente tu il pallone lo fai saltare sopra alla gamba del difensore in scivolata, invece lui l'ha portato a sinistra e la palla è rimasta fuori area. A questo punto la gamba di Gravion tocca la gamba di Gonnelli, credo anch'io qualche centimetro fuori dell'area, però capisco che l'arbitro possa essere Andrea Cicconi, il ginocchio di Gravion sulla assolutamente fuori, sembrerebbe fuori area, 10 centimetri fuori. Al di là della visuale dell'arbitro, ovviamente assolutamente fuori, ma una sensazione che ho avuto ieri allo stadio, proprio, e anche la sensazione che quando si è rialzato Gravion, forse non ha nemmeno protestato, ma non si è reso conto che si è rialzato e stava fuori dall'area, quindi si sarebbe dovuto chiedere come faceva a trovarsi così fuori dall'area e non nemmeno a protestare. Comunque l'arbitro inizialmente, che io ho guardato sul faro l'arbitro, non ha dato il rigore, dopo è stato aiutato e ha segnato il rigore. Sì, questo accade anche in occasione dell'episodio del rigore del Pescara. Lui ha guardato, sì, è stato. Questo accade anche dopo nell'episodio del secondo rigore del Pescara. Secondo minuto del secondo tempo, Balzano ruba palla a Di Gennaro al limite dell'area. Qui le riprese di Dazon all'inizio non sono molto limpide, poi c'è un replay, andiamo a vedere. Ecco, c'è questa prima inquadratura dove ovviamente è difficile. Fissando l'obiettivo, è Balzano molto bravo, che riesce a anticipare. Ce l'ha tutti i due piedi, tutti d'accordo. Era facile per l'arbitro o no? Guarda, l'arbitro sta davanti a. Infatti, lui, mamma mia, come qui non ha avuto visuale. Tutti e due i piedi di Balzano sono dentro la rete. Sono tutti e due dentro. È stata una grande ingenuità della. Quindi era facile dare questo rigore. Arriviamo al terzo episodio, mentre Cocco realizza il primo gol, un ottimo rigore questo calciato da Cocco. Poi arriviamo al gol del 2-0 con l'intervento falloso di Gonnelli su Melegoni. Anche qui non ci sono dubbi. Qualcuno ha dei dubbi? Mi dicono che pure Spinelli avrebbe dato rigore. Questo è clamoroso. E l'esecuzione di Cocco, questa volta l'attaccante è un po' più fortunato perché il portiere Mazzoni non riesce a trattenere il pallone. Dobbiamo dirlo che il secondo rigore è stata un'azione in contropiede di Memusciai fantastica, ha dato una palla stupenda a Melegoni, a quel ragazzo. Ma è stato bravo pure il ragazzo. Velocemente Memusciai l'hai ritrovato in grande spolvero. Sì, sono proprio felice perché stata una rinuncia a cui non andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, tra poco. Mai adattato. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Luigiò, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Vuoi un locale dove poter organizzare la tua festa di compleanno, di laurea, comunione, battesimo, riunione aziendale, meeting ed altro, o semplicemente una festa tra amici? E vuoi che sia una serata indimenticabile tra karaoke e musica? Cerchi il modo per rendere la tua festa unica, ma hai voglia di qualcosa di originale e non del solito locale o del solito ristorante? Il posto giusto è l'Isola di Zeta. A richiesta, personale altamente qualificato e molto disponibile che sarà in grado di aiutarti ad organizzare una festa curando ogni dettaglio, con menù personalizzati e all'insegna della buona cucina. Ti aspettiamo all'Isola di Zeta. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua. E dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in diretta, ore 21:43 minuti. Riccardo è distratto dal telefonino. No, No, dicevo prima che gli allenatori, anzi molti addetti ai lavori, ritengono il Pescara tra le squadre più quotate del campionato. Lo si fa per una forma di rispetto, lo si fa perché il nome Pescara propone sempre squadre competitive, o c'è secondo voi qualcosa di vero in questi giudizi? Totò. Ma no, secondo me no, cioè di solito si danno, diciamo, le squadre più blasonate. Una forma di rispetto. Sì, penso che sia questa la base. Poi magari ci sono giovani interessanti. Mandorlini e Di Lucarelli, i primi due allenatori che... Esattamente, però credo che in questo momento nessuno possa dare un giudizio su quello può valere, non dico il Pescara, che so, il Cremona che abbiamo visto noi, era una squadra scarsa, a Palermo ha rischiato di vincere, cioè ha buttato via Palermo, che però è la favorita del campionato. Quindi in questo momento credo che questi giudizi non si possano dare. Io, a me quello che ripeto, ho già detto l'altra volta, il lavoro che sta facendo Pillon per me è molto importante. La squadra in effetti ha una sua identità, come ha detto Edoardo, che però ha dei problemi, giustamente, come in questo momento. Soprattutto io, quello che vedo io, sono soprattutto in fase offensiva.
Edoardo le vede in fase difensiva, però sono punti di vista, però credo che in questo momento la squadra sia ancora alla ricerca della sua forza, perché quello che però che l'ordine dà, tattico sì, cioè ognuno secondo sa me sì, che secondo deve me fare, sì, secondo me sì, l'ordine tattico ci sta, questo 4-3 come l'ha impostato lui esiste, lo vedi in campo, chiaramente bisogna capire se vale la pena continuare questo tipo di gioco oppure si ha delle alternative, perché l'organico è ricco, voglio dire, di alternative. Insomma, abbiamo visto sto Menegoni che nessuno conosceva, è un giocatore, può essere importante. Abbiamo rivisto Capone che secondo me è cresciuto molto, anche in autostima, anche nella capacità di credere in se stesso rispetto all'anno scorso. Oggi il capone di ieri mi sembra Antonucci, che è un altro giocatore di grande talento, che però insomma deve crescere anche mentalmente in questo campionato. Quindi io, secondo me, le prospettive perché questa squadra possa avere un buon futuro ci sono, poi chiaramente se lo deve meritare, lo deve dimostrare sul campo. Andrea Ciccomi ovviamente fa parte della famiglia della Delfino Pescara, quindi è il presidente del settore femminile, tra poco parleremo di questa novità. Ritiene dunque che il Pescara sia sempre una squadra rispettata dagli avversari, almeno sotto questo punto di vista lo possiamo dire? Assolutamente sì, insomma, una squadra blasonata per la Serie B soprattutto, insomma, una squadra che ha affrontato la categoria da decenni, per cui credo che questo sia il minimo. Un e poi riconoscimento parte il blasone di rispetto. È una rosa ricca. Anche io ho avuto una sensazione a Palena, che eravamo lì anche insomma alla presentazione della femminile, ho avuto una sensazione positiva di questi giocatori, ho chiacchierato con alcuni di loro, cioè mi era sembrato subito un buon gruppo, così a pelle. Poi non dimentichiamo neanche insomma l'esperienza che c'è adesso al di là di Campagnaro, che conosciamo tutti, ma secondo me anche uno Scognamiglio voglio dire potrà essere utile, a parte di esperienza, un giocatore che se non erro ha fatto 7-8 gol l'anno scorso, cioè, insomma due anni fa. Vi chiedo delle novità di ieri: Castrati alla prima partita, Del Grosso all'esordio stagionale, Melegoni che era all'esordio anche lui. Chi vi ha sorpreso di più? Come rendimento, Francesco? Sicuramente Melegoni, mi è piaciuto tantissimo, penso un po' a tutti. È un bel giocatore, c'ha passo, c'ha fisico, mi è sembrata anche una buona tecnica. Il portiere buttato nella mischia, ossia non gliel'hanno detto la domenica in quelle condizioni climatiche, non gliel'hanno detto la domenica mattina o il giorno prima o due giorni prima, sai che ci si prepara almeno a sentire i giocatori, ossia, questo stava in campo a riscaldarsi, perché non stava lì a riscaldarsi e basta, di colpo gli dicono di giocare. Mi sembra che ha giocato con grossa tranquillità. Per ciò che concerne l'organico, io credo che tutto parte dalla qualità del centrocampo. Ora forse si può disquisire all'infinito che magari manca un centro, una mezzala o un mediano di spessore, come diceva prima Edoardo, magari di più maggior contenimento, però insomma giocatori come Memusciai, com'è che si dice, come Musciai, Rostetan, è sempre lui, non è un problema. Brugman, Macin, per fermarci a quelli che lo stesso Canutè è entrato bene. Canutè e ne un altro. Palazzi da recuperare. Questo Melegoni che ha già, insomma, cominciano a essere giocatori che ti danno quantità, ma soprattutto danno qualità, e alla lunga la qualità emerge. Edoardo e Riccardo sui nuovi di ieri, poi ovviamente. Ma i nuovi di ieri sono andati tutti quanti bene, tutti e tre quelli che hai menzionato hanno fatto il loro dovere. Erano le novità della formazione, più Campagnaro, perché Campagnaro, sì, vabbè, pure Campagnaro lo conosciamo, la sua affidabilità se poco poco ci fa 20-25 partite. Campagnaro, il problema non è lui, è il suo polpaccio, se lui è in condizione di giocare è sempre un campione. Ma io penso che il Pescara sia una squadra
forse più forte di quello che noi pensiamo. Noi li conosciamo tutti talmente bene, siamo talmente stati forse siamo un po' condizionati dal campionato dallo scorso anno, esatto, siamo talmente scandalizzati e scioccati da quello che è successo lo scorso anno che facciamo fatica a riconoscere il fatto che questa rosa è una rosa in cui ci sono almeno 22 titolari. Non c'è un solo ruolo che non sia coperto da almeno due titolari. E quando 11 giocatori vanno in campo e altri 11 sono dello stesso livello o quasi, perché vabbè, Memusche e Brugman sono un altro mondo, ma tutti gli altri sono tutti titolari allo stesso modo. Antenucci e Capone sono intercambiabili, Mancuso, Monachello, Cocco, e poi abbiamo un ottimo centrocampo, i difensori. Ripeto, a noi se qualcosina manca nel filtro, diciamo. Però siamo soltanto alla seconda giornata di campionato, soltanto tutte le squadre un mediano un po' più i propri di quelli che mena, ecco, quello Riccardo, che forse è stato utile il campionato dello scorso anno sotto diversi aspetti o no? Sì, li trovo campionati differenti. Quest'anno siamo partiti con un piglio diverso, un piglio più di unità. Giochiamo con meno individualità. No, voglio chiederti, prego. Cioè, è stato più utile all'ambiente Pescara oppure alla squadra, agli addetti ai lavori, giocatori, tecnico e anche società? Ma non è facile rispondere a questa domanda, però ci provo. Trovo un ambiente differente, trovo più coesione. Forse anche un profilo più basso che non vuoi. Ecco. Siamo partiti anche con un profilo più basso, con meno aspettative. Sono d'accordo con Edoardo sul discorso dell'organico. L'organico lo trovo un buon organico e, come diceva anche prima Totò, se adesso se lo devono meritare, perché le potenzialità secondo me ci sono. E devo dirti che il centrocampo che parlavate prima, sui nuovi, sia il centrocampo, l'interesse di Gnuté, ma soprattutto io a fine gara ho incrociato il portiere, gli ho fatto i complimenti, perché per un ragazzo entrare in quelle condizioni ha avuto una grande personalità. Gli ho fatto veramente i complimenti, che non era facile, soprattutto un campo scivoloso, pesante, un ragazzino, che perché lui, quando poi lo incontri di persona, vedi che veramente un ragazzino è entrato e ha dato veramente un senso. Quindi almeno quella salvezza sofferta è servita a qualcosa, Antonio? Secondo me sì, è stato molto importante. E come si è usciti da quello, faccio un esempio, la partita di ieri, fosse capitata l'anno scorso, probabilmente negli ultimi 20 minuti sentivamo tantissimi fischi, perché è successo l'altro anno anche di questo, cioè Pescara che soffre e che continua a giocare sempre peggio. Siamo tornati un po' con i piedi a terra. Secondo me sì, questo l'ambiente ieri mi è piaciuto, anche nei momenti di sofferenza. Cioè l'avvertiamo il fatto di non avere questa pressione già la vigilia del campionato, anche la vigilia, c'era esatto, anche la vigilia. Si è partiti appunto con serenità, sì, questo clima con meno pressione, favorito anche da quello che ha fatto Pillon, perché è stata la prima partita dove non ho sentito partire i cori contro il presidente. La prima partita dove non ho sentito, si è meravigliato anche lui, ma l'importante poi che, come dice anche lo però stesso adesso presidente, contro che il presidente la femminile, il Sebastiani la prenderanno con Cecconi. Questo c'è stato, voglio dire, è stata questa differenza secondo me abissale, perché credo che il fatto che noi speriamo che questa squadra possa continuare a crescere dipende anche dal clima che si respira, da quello che vedi, da come lavora questo allenatore e come lavora la squadra, insomma. Quindi è un passo avanti. Ognuno ci ha messo del suo per migliorare, certo. E nella poi sugli errori si migliora sempre nel rapporto con la tifoseria. Anche Repetto è stato lo bravo, stesso Pillon, i giocatori che sono arrivati sono tutti buoni, un po' ricucito diverse situazioni, ma devo dire Pillon con il finale di stagione è stato un po' il collante, esatto, determinante per passare dalla positività della stagione scorsa a questa, e quindi anche qui
i giudizi sono diversi e le aspettative sono diverse. E il però clima è giusto che si dia il riconoscimento anche sotto il profilo tecnico a Pillone, perché sì, molti dicono è una brava persona. No, che brava persona, allenatore. Io parlo bravo allenatore, però frega a me della persona, parlo dell'allenatore. L'anno scorso Totò l'ho ricordato più volte, questo è uno che ha allenato una vita. Una brava persona e quindi apprezzato per questo. Però è un allenatore anche che unisce. Mentre prima c'era il pro Zeman o il contro Zeman, qui non c'è il pro Pillone contro Pillone, perché e qua c'è eventualmente un giorno farà male, magari andrà via, però durante il campionato non c'è chi è a favore di Pillone e chi è contro Pillone, a prescindere come l'anno scorso ottusi quando faceva male Zeman a dire bene Zeman e ottusi esattamente l'opposto quando faceva bene a dirgli male lo stesso. Totò? Se posso aggiungere in particolare questo, che è la terza volta che sento Pillone a domanda precisa che ne pensa la squadra, se sono contento, sempre sono soddisfatto della squadra che mi hanno dato. Molto contento. L'ha detto a fine del campionato, l'ha ridetto ieri a domanda precisa, e questo credo che sia un segnale anche per i giocatori, voglio dire, al di là di tutto, molto importante. Allora, vorrei coinvolgere subito Andrea Cicconi, che è il presidente della squadra femminile del Pescara, quindi un po' il Sebastiani per la squadra femminile. Però Cicconi mi deve subito sciogliere un dubbio. Prego. Direttore generale o presidente? Perché è la Delfino Pescara, il presidente resta sempre Sebastiani. Il presidente del Pescara è per forza Daniele Sebastiani. Questo per forza è bello. È riconosciuto ed è il presidentissimo, come lo chiamo io. No, ma non c'è nessun segreto particolare. Scusami, faccio una premessa. Sì. Ovviamente per obblighi di Lega e per ambizioni cittadine, per la prima volta le società devono avere una squadra femminile che parteciperà al campionato di Serie C. Perfetto, e fin qui ci siamo. E per tra virgolette, con il presidente o il direttore generale? Ecco, io sono di fatto il presidente, ma in realtà agisco come un direttore generale, perché abbiamo rilevato il titolo sportivo di una società esistente che si conosceva, insomma, per Pescara, che è la Saponeria, peraltro che ha fatto anche molto bene. E con questo praticamente rilevamento del titolo, il Pescara ha potuto partecipare, può partecipare al campionato di Serie C e non riniziare dalla Serie D se avessimo fatto una squadra direttamente nuova, per conto nostro. Per fare questo, proprio per dei termini tecnici, si è dovuta costituire un'altra, diciamo, mini società nella società. Di questa società, per fare questo, occorreva il presidente, un vicepresidente e un direttivo, che anzi saluto. Vicepresidenti Mauro Berardi, Valerio Colarossi? Esatto, e c'è Nicola Mancinelli, che è un dirigente, un nostro segretario. Quindi appunto, proprio una struttura è per forza, nuova? Per forza. Però, insomma, ma la squadra l'hai fatta tu o l'ha fatta Sebastiano? Allora, ecco, devo dire che su questo, cioè, tutte le mie responsabilità, meriti o demeriti, insieme ovviamente ai mister, che la squadra abbiamo fatto noi, quelli che seguono questa realtà. Prego. Una domanda, siccome ho una nipotina di 7 anni che il mercato è chiuso? No. Non ancora, fino al 14 settembre. Non parlavo di quello. Ma abbiamo un settore giovanile a Pescara, la portiamo subito. Sapere, ma assolutamente. Una ragazzina che vuole iniziare a giocare a calcio, dove deve andare per giocare con Pescara? Pescara, ovviamente. Pescara. C'è una scuola calcio femminile? Assolutamente sì, c'è una scuola calcio maschile e anche femminile. Pescara, c'è tutte le info, tutte le diciamo quello che si vuole cercare ovunque sui siti dove del Pescara. Avete un centro per le ragazze? Sì, ovviamente, ma soprattutto vengono fatti proprio per questo miglioramento, per questa crescita, tantissimi stage quest'estate. Ovviamente io non sono il responsabile, ci sono i responsabili, da Angelo Londrillo, che è responsabile generale, Clara Brunozzi, l'allenatore Pierpaolo Grosso, di questi ragazzi, questi bambini, e fanno tantissime una scuola calcio. Sì, Pescara ha il settore giovanile, ma anche per obblighi di Lega. Maschi e femmine? Si sta adesso facendo proprio una cosa soltanto per le femminucce, e con tante scritte
iscritti, poi... con tanti iscritti per obblighi di Lega, ma non solo, sta crescendo moltissimo, per cui noi stessi ci interscambiamo ovviamente delle giocatrici. Per esempio, ne abbiamo una molto molto brava che io ogni volta che vedo l'allenamento si vuole allenare con noi perché è caparbia proprio, e che saluto, si chiama Alessia, non voglio dire il cognome per, non, per questione che è veramente minorenne. Alessia Copia? No, Alessia Copia è il nostro capitano, o perlomeno se... se, se lo merita i mister la faranno capitano. No, voglio dire, di Alessia, diciamo. È a 13 anni e mezzo, io, per me è Pirlo, Pirlo alla, un piccolo Pirlo. Una pirletta. È una, esatto, una pirletta. Ecco, questo potrebbe essere simpatico per, per il milanese, no, per il milanese. Però insomma assolutamente sì, è un ottimo, è un ottimo. Io chiedo al regista di cancellare questo. No, 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 ma guarda che loro hanno tantissime richieste, perché voi scherzate, sì, ma sai quante ragazze vogliono avvicinarsi assolutamente al mondo del calcio. Però non è facile, infatti concludo parlando insomma della rosa, che noi abbiamo fatto il possibile. Il mondo della femminile è un po' più particolare, nel senso che essendo poche giocatrici tra loro si conoscono eccetera, quindi non c'è una grande possibilità di andare a pescare ovunque. E a infatti, volte poi sono molto molte sono studentesse, per cui vivono in una città o in un'altra, e quindi non è facile proprio reperire tante giocatrici. Noi speriamo e pensiamo di aver fatto sicuramente una buona anno, squadra, quindi... ecco, sì, non, non c'è l'ambizione. Ecco, l'allenatore è Roberto Di Persio, sì. Il vice allenatore Ernesto Pingiotti, è il pillon insomma della situazione, questo è il pillon Di Persio. Si può sapere che modulo adotta oppure è prematuro? No, adesso è prematuro perché la preparazione è iniziata il 22 di agosto, il 23 agosto, e le ragazze stanno faticando tantissimo, devo dire, agli ordini del prof Mattia Di Pasquale, che non esalto per motivi particolari, soltanto perché è veramente un insomma, ragazzo preparato, abbastanza nutrito, molto bravo, non è stata una scelta a caso. Sì, poi c'è il preparatore dei portieri, e stanno veramente faticando, come vedete facciamo sì, sedute di palestra e piscina il sabato e tutte le sere allenamento. Ovviamente ci sarà la Coppa Italia che inizierà il 16 di settembre, noi giocheremo contro il triangolare iniziale contro Chieti e Bellante. Dove si disputeranno le partite? Al Poggio degli Ulivi, chiaramente al Delfino Training Center. Quindi adesso ci arriveremo come tutti in una fase di sedia a rotella, dice il preparatore. Voi fate atletico. Dei provini, se una vi chiama, qualche ragazza sì, vi chiama. Vengono e accogliamo e fanno un po' di giorni chiaramente. Di prove, partitelle, allenamenti, anche per vedere uno stato fisico, e si cerca di fare il messo. No, volevo sapere se, visto che a Pescara c'è stata in realtà anche il calcio a 5 femminile già da diversi anni, se avete pescato anche lì qualche... A dire il vero solo una giocatrice, proprio che è un po' la chioccia delle altre, nel senso più grande, Martina Di Blasio, e che... Di Blasio, scusa, esatto, esatto, sì, sì. Però non particolarmente, noi abbiamo preso, cioè pescato chi già giocava e dalla società esistente, assolutamente dal calcio a 11, anche un paio di giocatrici forti, diciamo, che insomma avranno spero il loro peso di esperienza, di quella età. Quella che ho citato prima, Alessia Copia, ex Chieti, esatto, giusto? Che ha giocato anche in Serie A. In Serie A, sì. Adesso potrei fare dei torti, no, nominare qualcuno, però insomma dal bomber. Dopo, più tardi, ci darà altre informazioni il presidente Ciccone. Andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio per l'ultima mezz'ora sul Pescara di Pillonne, su questa nuova creatura del Pescara Calcio Femminile. A tra poco. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare.
IZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi Lancia, Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Ore 22:07 minuti, andiamo in regia da Andrea Costantini, che questa sera ovviamente non ha notizie da darci, non ci sono posticipi, però è andato a curiosare. Dove, Andrea? Sui social, chiaramente quando arrivano i tre punti c'è maggiore propensione da parte dei calciatori a esprimere la propria soddisfazione attraverso i canali social, in particolare Instagram. Possiamo vedere alcuni degli screen che abbiamo collezionato. Questi è Mirko Antonucci, Pescara Livorno 2-1, grande prestazione di squadra, continuiamo così. Andiamo avanti, il prossimo è Gaston Brugman, continuiamo per la nostra strada, umiltà, e poi il post prosegue con l'hashtag Pescara Livorno. Proseguiamo ancora, umiltà, lavoro e tanto sacrificio, diceva ancora Brugman. Qui siamo con Andrea Cocco, che è stato il mattatore della giornata di ieri. Guerrieri si diventa attraverso le difficoltà, commettendo errori, affrontando le paure, superando i dolori senza arrendersi mai. È un po' un messaggio che ha voluto lanciare Cocco, che sintetizza il suo passato, no? È riferito chiaramente a quello che ha passato, l'infortunio, la stagione scorsa che è stata di transizione per lui e di recupero. Vediamo anche un altro screen, qui siamo su Cristiano Del Grosso che dice semplicemente tre punti fondamentali, poi gli hashtag vari. Non so se possiamo proseguire, ne abbiamo altri. No, vediamo ancora, sì, Gravion, poi gli altri casomai a fine trasmissione. Ok, qui Gravion molto semplicemente mette un numero 5, hashtag 5 Forza Pescara. L'ultimo che vediamo in questo momento, se possiamo, con Frank Canutè, che dice tre punti. Canutè che ieri è entrato nella parte finale della partita. A te Enrico. Allora, ultimi 20 minuti di trasmissione. Venerdì 7 settembre, quindi venerdì, il collegio di garanzia del CONI deciderà definitivamente il futuro di questa Serie B. Il presidente Frattini e altri quattro giudici del CONI affronteranno il ricorso di Novara, Catania, Siena, Ternana, Provercelli e Entella, che chiedono il ripescaggio al campionato di B. Vedremo se si tornerà a 22 squadre con la rimodulazione del calendario. Comunque venerdì sapremo finalmente quale sarà il destino di questo torneo. Voi cosa preferite, Edoardo? Si resta a 19 o che si rifaccia il calendario per 22?
addirittura si parla di 25, non lo so cosa succederà. Io sinceramente avevo sperato che fosse un campionato a 20 squadre, che secondo me sarebbe il numero... Come lo statuto prevede. Esatto, che sarebbe il numero ideale. Un campionato a 22 è troppo lungo, un campionato a 19 è anomalo, e rischi di perdere concentrazione, una squadra che si ferma, non mi piace per niente questa cosa a 19. Però tra 19 e 22 meglio 22, speriamo che ne ripeschino 3 a sto punto e sia un campionato, anche perché 4 retrocessioni su 19 comincia a essere pesante. Sono d'accordo con Di Blasio, io credo comunque che si torna a 22, perché il regolamento della federazione parla chiaro, non si può cambiare il format di un campionato a stagione in corso, stagione avviata, senza il Consiglio federale, senza tutta una serie di inadempienze da rispettare. Quindi tutti quanti sostengono, parlo di addetti ai lavori, soprattutto leggendo quello che possono dire giudici o altri, è stata una forzatura del commissario Fabricini, quindi dovrebbero essere ripescate Novara, Siena e Catania. Però questi ormai ci hanno abituato da un po' di anni. Ma perché il Catania, scusate, perché il Catania? Ma lì perché si utilizzano dei parametri, nel senso conta la storia del club, l'affluenza del pubblico. Per esempio, chi è che non può essere ripescato? Che è stato ripescato? Anche Lentella. Ecco, Lentella è tornato in corso perché ha presentato un ricorso. Ovviamente quando sono saltate tutte le regole, salta anche la regola che può essere ripescata. Sì. C'è anche chi è stata già ripescata. Esatto. Comunque c'è una carenza. Riccardo, tu cosa preferiresti? Io sono andato... Quindi non si sa se tra 15 giorni, tra 12 giorni si giocherà. Ho provato a informarmi un attimo, io credo che rimarrà 19 squadre perché il commissario prende poteri straordinari. E quindi come ha deciso di continuare... Però il collegio di garanzia del CONI va sopra. Però il superiore. Superiore, No, non è superiore. Sì, il commissario ha poteri straordinari. Quindi io credo che, per quello che ho letto, ho cercato di informarmi, se il commissario non fa un passo indietro, non so, si tornerà a 22 squadre. Andrea, io credo che i ricorsi verranno bocciati. È una cosa bella che devono rifare tutto il calendario. Quello è l'ultimo dei problemi. Sì, no, il calendario, ma anche il mercato, però. Cioè, devi riaprire il mercato. Il mercato daranno una finestra alle 3 squadre ripescate, come fu fatto qualche anno fa. No, nessuno sa come andrà a finire. Sì, ecco, quindi non mi esprimo. Cosa preferiresti? Che restasse tutto così? A questo punto sì, però sono d'accordo col dottore che comincia a essere pesante un campionato di sole 19 squadre, 4 retrocessioni, veramente botte da orbi. Dottor, tu che sentore hai? Ah, intanto vorrei ricordare che ci sono altre due società che rischiano pesanti penalizzazioni, tipo meno 8... Palermo e Lecce. Esatto. Per cui alla fine, un problema di fideiussioni. Esatto. Che dovrebbe alla fine la retrocessione sarebbe una sola, potrebbe essere. Vabbè, un particolare questo per capire. Vediamo intanto la classifica giocata livello, con il Foggia a meno 5 ancora. A che livello stiamo? Io credo se sono i regolamenti che probabilmente si tornerà a 22, cioè che vengano accettati i ricorsi. Io penso pure che ci siano delle pressioni anche da parte degli esclusivisti della Serie B, cioè un conto è un campionato a 19 da trasmettere un campionato a 22. Non faccio il nome dell'utente, però chiaramente ci saranno anche questi tipi di pressioni. Se pensiamo alla pubblicità che sta facendo, tutto, vuol dire, e come sta nascendo questo pacchetto, che insomma non è che sia facile da recepire, per cui potrebbe contare pure quello. Abbiamo visto la classifica, però ovviamente non c'è omologato il risultato di Cosenza-Verona, perché il Cosenza rischia la sconfitta a tavolino per 3-0, probabilmente anche un punto di penalizzazione. Perché certa la vittoria, anche se da Cosenza sostengono che avevano avuto garanzie dalla Lega di poter giocare su quel campo, però decide l'arbitro e l'arbitro in quelle condizioni non ha fatto giocare, quindi anche lì io ho letto il 3-0 a tavolino, certo, e stanno discutendo sul punto. E insomma abbiamo detto quasi tutto, però questi 15 giorni vi chiedo, cioè la sosta arriva al momento opportuno per il Pescara, che interrompe un po' il ritmo positivo, o conta relativamente, Francesco?
Credo che conti relativamente, una settimana in più per poter lavorare senza, chiamiamolo l'assilo tra virgolette, della partita. Credo che a questo punto della stagione, che siamo ancora all'inizio, farà comodo a tutti gli allenatori. Certo, una squadra che è partita male può avere un'efficacia migliore rispetto magari al Pescara, che era partito bene, però credo che non diventi determinante, lo può essere. Non ci sono state grosse sorprese né in positivo né in appunto, negativo. Quindi finora, determinante, cioè, lo diventa per il modo di lavorare, un giorno in più di riposo, una maggiore intensità sul piano atletico a questo punto della stagione, con 10 mesi davanti di campionato, è importante. Edoardo? Ma io penso che Pillon sfrutterà alla grande questa sosta, perché la squadra, come abbiamo detto, è partita bene dal punto di vista dei risultati, ma ha ancora tanti problemi. Facciamo voli pindarici, cioè non ci illudiamo più di tanto. Abbiamo portato a casa il massimo, ma in tutte e due le partite abbiamo rischiato, cioè potevamo non fare quel gol al 94esimo a Cremona, potevamo prendere il gol al 90esimo ieri, oggi avremmo un punto e staremmo a dire... Questo vedendo il bicchiere mezzo vuoto. Dire, in un momento sfortunato potevi avere anche un risultato. Allora, il Pescara, per dire che il Pescara deve ancora aggiustare tante cose, certo. Queste due settimane a Pillon serviranno molto per chiarirsi le idee, per scegliere il modulo migliore, per trovare la soluzione migliore adesso per Mancuso, per la difesa. Insomma, secondo me invece è un gran bene essere partiti bene, ma avere ancora due settimane per rodarci meglio. Riccardo, tu da chi ti aspetti qualcosa, anzi molto di più rispetto a questo inizio di campionato? Ma assolutamente da Brugman, che è il nostro giocatore con maggiore qualità, non che abbia giocato male queste due partite, però lui, mentre Memusha ad esempio nella seconda già in crescita, Brugman è rimasto costante, deve prendere forma, deve ritornare in forma, ma sicuramente lui, diciamo, a questo livello è un fuoriclasse, e quindi credo che lui sarà la persona che ci metterà a posto anche le discussioni tra Cocco e Mancuso, che quando lui inizierà ad illuminare il gioco come è capace di fare, secondo me. Non abbiamo parlato di Antonucci, ti ha convinto di più rispetto a Cremona ieri, Totò? No, ma a me piace come dice, però no, come prestazione, credo che sia comunque un giocatore, vista l'età, che abbia bisogno proprio di tempo per esplorare. Beh, ieri ha fatto una progressione eccezionale, cioè dei numeri ce li ha, quindi no, io invece credo, parlando della sosta, credo che sia molto ma molto utile questa sosta al Pescara, perché come stiamo dicendo adesso, queste due partite hanno fatto vedere sì luci per quanto riguarda il risultato e anche il modo come si è rimontato a Cremona, però anche tante ombre, per cui noi per esempio non abbiamo ancora visto Scognamiglio, abbiamo intravisto Ciofani, abbiamo intravisto Macin, sono giocatori che devono entrare in condizione e sicuramente saranno preziosi, per cui queste due settimane credo che a Pillone saranno molto ma molto utili. Monachello io credo che lui stia in condizione, almeno per quello che ho visto, però chiaramente non è ancora convincere l'allenatore come punta c'era, però credo che sia un giocatore che può essere molto utile a questa squadra. Lui non ha fatto mai tantissimi gol, però negli ultimi anni è stato spesso determinante, soprattutto per le salvezze, che sono l'Asco, che tranne con i suoi 7 gol si è salvato nel girone di ritorno. È un giocatore tra l'altro che entra in forma presto, perché ha fisico che non ha bisogno di tanto lavoro in più, voglio dire, per cui credo che se l'allenatore gli darà l'occasione, credo che gliela darà, perché lui sta, come ha detto più volte, lui sceglie la squadra in base al lavoro che vede durante la settimana, ferme restando le sue idee, e quindi credo che anche Monachello può essere un giocatore da scoprire dopo la sosta. Andrea Cicconi, ma in proporzione più forte il Pescara per la Serie B o la vostra squadra per la Serie C? Io spero tutte e due.
che raggiungiamo tutti, cioè, degli ottimi traguardi. Qual è? Allora, il nostro obiettivo sì, è sicuramente di rimanere nella categoria e quindi di fare un campionato decoroso. È chiaro che abbiamo un po' di pressione tra virgolette rispetto alle altre squadre abruzzesi, perché insomma Pescara, questo famoso blasone di cui parlavamo prima, pesa poi anche per noi in generale. Quali sono le squadre? Quella maglia pesa. Le squadre più quotate del vostro girone quali sono? Allora, noi andremo a giocare contro squadre che sono Palermo, Napoli, che ha una squadra anche in Serie A ovviamente, o Roma, che comunque sono tutte squadre molto attrezzate, Lecce, Salerno, quindi Salernitana praticamente, ma forse il vero handicap che non riesci a sapere bene, come avviene per il maschile, quanto forti possono essere le altre squadre in queste categorie, in questi momenti, perché è un mondo da scoprire. Sotto alcuni aspetti sì, perché un Palermo, comunque una città importante che rappresenta una Sicilia, potrebbe trovare facilmente per dire 15 giocatrici particolarmente forti, non lo sappiamo. Quindi questo non è facile, questa cosa qui, ecco, poter valutare. Ovviamente abbiamo grinta da vendere, ma anche l'umiltà di voler fare già un buon percorso e poi aspettare anche questo famoso settore giovanile, su queste ragazzine che crescono e vengono ad aiutarci. Un lavoro di prospettiva. Ah, assolutamente. Beh, adesso noi siamo appena come Pescara, questo è il vero primo anno, quindi... C'è, da come ho capito mentre parlavi, squadre che sono in Serie A e squadre che sono in Serie C, la stessa squadra. Quindi è un campionato, quello che dovevano fare in Italia, che però è stato, cioè nel campionato maschile, è stata fatta al femminile. Ma a questo proposito ti volevo domandare, qualche giocatore può ad esempio da là a un certo punto giocare in C? Certo, ma appunto devi poterlo prendere, avere insomma un mix di tante cose che possa far avvenire questo. Noi per esempio tra virgolette dico, c'è una giocatrice che si allena con noi, che nel mio piccolo mi sono autoscoperto questo, ad andare a vedere vi ricordate il famoso torneo delle regioni che c'è stato, no? A maggio, e c'è stato anche il femminile, io ho visto una calciatrice che chiaramente sono andato a cercare personalmente, il papà naturalmente, e adesso è a doveva Pescara, acquistare il cartellino. Si allena a Pescara, no, sta con noi, soltanto che dobbiamo attendere la firma proprio sul filo del rasoio il 13 di settembre, perché va a fare adesso uno stage con la nazionale under 17 e ha contatti di Milan e Juventus, per dire. Però ovviamente, anzi, e mi starà ascoltando il papà, che ho visto un'ora fa al Delfino Training Center, mi raccomando, appello, sai, facciamo. Che io non voglio nemmeno sentire parlare che lei non stia con noi, insomma sarebbe, quindi, facile farlo con in campo maschile, in campo maschile sarebbe facile per far arrivare un giocatore. Cioè lui era nello stesso campionato, una giocatrice che ha iniziato il campionato con la Roma A può giocare, trasferirsi in Serie C, nella Roma C, nello stesso campionato. Io non credo. No, questo, allora scusa, chiedo scusa. Il tesseramento, se sei iscritta, se esatto, è nella lista della Roma A, non può giocare. Fai questa domanda perché però c'è la Juventus B, no? Sì, ma non è che nello stesso campionato puoi cambiare. Possono giocare giocatori aperto, fino a dicembre si possono partite, fare sì. Una giocatrice, no in allora, campo maschile. Ah, un giocatore della Juve B può anche disputare il campionato di Serie A fino a 4 partite, esatto, però sarà un regolamento diverso. Perché qui c'è una problematiche diverse, ma non il contrario, non è che uno di Serie A può venire a giocare in Serie C. No. Se ha disputato già 4 partite in Serie A, la difficoltà è quella. E poi c'è una diatriba, e chiudo con fra la FIGC e la Lega Nazionale Dilettanti, perché il movimento adesso è sotto la Lega Nazionale Dilettanti, ma ci sono ricorsi, cause e controricorsi, perché la FIGC vuole assolutamente averlo e tutto il mondo del calcio femminile vuole che ciò avvenga, perché si passa al professionismo. Va bene, insomma, la continuiamo a chiamare Cicconi o Sebastiani? No. Il presidentissimo è sempre il presidentissimo. Allora, negli ultimi 5 minuti, cosa vi sentite di dire per questa stagione? Perché vabbè, con Totò, con Francesco e anche con Riccardo ci rivedremo spesso, però gli altri amici si alternano in questo studio, quindi Edoardo
sei più fiducioso, quest'anno sei più tranquillo, sei più sereno. Decisamente quest'anno sì. I problemi te li dà forse più la Roma che il Pescara. La Roma tanti, quindi, la Roma l'hanno distrutta. L'hanno, quindi, leggevo un titolo prima, una piccola digressione, un giornale irromanista diceva: ma dov'è finita la Roma? E la risposta era: un pezzo all'Inter, Nainggolan, un pezzo a Marsiglia, che è strotta, ma il resto a Liverpool. E abbiamo fatto una squadrona a Liverpool. Quindi sei più sereno che a Pescara. A Pescara invece sono più sereno, al contrario. L'anno scorso avevo una grande Roma e un Pescara disperato. Quest'anno purtroppo non ritrovo più la Roma e per fortuna invece c'è un Pescara che ha delle ottime prospettive. L'anno scorso veramente è stato un caos dall'inizio. Mi sono inimicato tanta gente, tanti zemaniani, perché io dall'inizio dicevo: guarda, questo non ci sta capendo niente, sta distruggendo una rosa che potenzialmente, che poi è una rosa molto simile a quella che abbiamo adesso. Abbiamo recuperato, se ci fate caso, grazie al lavoro di Sebastiano, tranne Benalì e Zampano, però abbiamo recuperato una squadra che ha una identità che assomiglia molto a quella che avrebbe potuto avere lo scorso anno, quando tutti ci temevano. Poi nelle mani di un grande, di un santone come Zeman, eravamo dati tra le favorite, ma Zeman quella squadra lì l'ha distrutta. Invece Pillon è un uomo intelligente, un uomo che sa valorizzare il materiale che ha. Non è che lui pretende la luna o pretende di dire: si gioca la Pillon e quindi tu non mi servi. Perché se tu hai un giocatore come Mushai, un giocatore come Brugman, sei tu che devi trovare il modulo giusto per farli rendere al meglio. E Pillon è una persona seria, un allenatore vero. L'allenatore vero è quello che valorizza al meglio il materiale che ha a disposizione. Non troviamo un difetto anche a Pillon, Francesco e Totò. Francesco? Un difetto ieri. No, ieri. Cosa non ti piace, no, Pillon? In generale no, anche il perché... Il baffo, non so, cioè... No. Non lo so. Adesso dai, la fase difensiva. Ma no, nemmeno la fase difensiva. A livello personale non lo so, non ho la fortuna di conoscerlo, quindi che difetti vuoi trovare? E come allenatore ha vissuto un periodo non esaltante, però la sua carriera... È più che buona. Di Pescara, ma gli trovo il difetto che secondo me la butto lì. Ieri ha sbagliato la sostituzione nel far entrare Perrotta e nel contribuire ad arretrare la squadra. Giacchemetti, che devo trovare un difetto. Perché... Vabbè, Totò? No, cioè, la cosa tecnica ha detto Francesco ci sta, perché in effetti lui ha fatto una scelta, però in base a loro avevano messo l'attaccante in più e ha messo un difensore in più, poi si è lamentato che la squadra si è tirata indietro, ma io chiaramente, per detto, chiaramente lì, per lì, lì per lì la sostituzione no, era giusta, però un 4 in avanti. Vabbè, adesso non fate gli amici, avete litigato fino no, che no, amici, no, sto ripetendo quelli prima, no, che amici, io mo che finisci vedi che succede. Quindi difetto? No, difetto non glielo ho trovato ancora. Io l'unica cosa che ripeto, che secondo me dovrebbe vedere, siccome io non seguo gli allenamenti, non lo so se sta lavorando anche per avere delle alternative nel questo 4-3 con il quale è partito già dall'inizio della stagione, perché per convinzione, voglio dire, e quindi questo è un lavoro da tecnico, e quando lo apprezzerò, quando farà dei momenti, certo, diversi. Lui ha detto ovviamente le cose non possono cambiare dall'oggi al domani, bisogna, certo, lavorarci, però è aperto, certo, a qualsiasi soluzione. Ci rivedremo lunedì prossimo, anche se ci sarà la sosta del campionato. Venerdì sapremo se il torneo di Serie B resterà a 19 squadre oppure a 22, quindi avremo un quadro diverso anche di prospettiva di questo torneo lunedì prossimo, quindi non mancate come sempre alle ore 21. Facciamo un caloroso in bocca al lupo ad Andrea Cicconi, che rappresenta la città di Pescara a livello femminile, quindi mi raccomando, i tifosi bisogna saperli conquistare, ma siamo convinti che farete le cose per bene. In bocca al lupo davvero. Grazie, grazie Andrea Cicconi, grazie Totò De Leonardis, Francesco, Edoardo e Riccardo, ma Andrea Costantini però doveva darci ancora qualche curiosità a livello, sì, di social, vero Andrea? Andiamo a chiudere con gli ultimi tre screen che abbiamo preparato. Uno dei protagonisti di ieri, il debuttante Elan Castrati, meglio di così non si può, con l'hashtag esordio, riferimento appunto all'esordio in Serie B. Vediamo il prossimo screen, un altro giovanissimo, Filippo Melegoni, che anche lui dice: esordio perfetto, primi tre punti portati a casa davanti al nostro pubblico, si
siamo sulla strada giusta, è solo l'inizio, dice il giocatore di proprietà dell'Atalanta. E poi chiudiamo con Marco Perrotta che dice: chi desidera vedere l'arcobaleno deve imparare ad amare la pioggia. Quasi poetico Marco Perrotta, che ieri è entrato nei minuti finali per serrare i ranghi e gli è stato preferito Campagnaro. A te Enrico, ti saluto. Grazie Andrea, credo però che chi ha rubato davvero l'occhio ieri è stato Melegoni, con sì, tutto il rispetto, anche perché per nessuno l'aveva mai visto, sì, quindi insomma, la prima apparizione è stata una bellissima sorpresa. Grazie a Maurizio Dagui in regia, Andrea Costantini, alla Publi Video di Roberto Pulimanti, alla GT Fotovideo con Gaetano Otero e Stefano Reganati in redazione. Ci rivedremo lunedì prossimo ore 21 sempre da questo studio. Grazie per averci scelto.